Hashtag, oltre le distanze, noi restiamo aperti. Buonasera, questa sera ti voglio parlare del linguaggio del corpo. Non è infatti solo attraverso le parole che noi comunichiamo, ma il nostro corpo ha un modo per esprimersi e per mandare messaggi. E lo fa attraverso l'espressione del volto, attraverso lo sguardo, attraverso il movimento degli occhi, attraverso il gesticolare delle mani, attraverso la posizione che si assume nello spazio o il modo di camminare. E non per ultimo, il tono della voce e il volume della voce. È proprio attraverso questi messaggi silenziosi che noi possiamo trasmettere i nostri stati d'animo, le nostre intenzioni e riuscire anche a cogliere stati d'animo e intenzioni degli altri. Ci saremmo accorti di come quando viviamo situazioni di tensione, quando abbiamo un esame, quando dobbiamo fare una visita medica o nella nostra vita privata, in circostanze in cui vogliamo dare il massimo, spesso ci sentiamo inadeguati. Oppure nella relazione con la persona cara di cui ci prendiamo cura, ci lasciamo attraversare da pensieri che ci trascinano in uno stato di impotenza, come non posso, non sono capace, tutto quello che faccio non ha senso, non serve a nulla. Ecco, questi pensieri fanno sì che il nostro corpo risponda a questo stato d'animo assumendo una posizione di impotenza e quindi le spalle si curvano, la voce si affievolisce. Il passo rallenta. Ma la bella notizia che ci viene dal mondo della scienza e più precisamente da Amicardi, che è una delle massime esperte di linguaggio corporeo, è che proprio attraverso il nostro corpo che noi possiamo modificare la nostra biochimica e quindi ingannando la nostra mente attraverso dei movimenti specifici, possiamo indurre il nostro cervello a produrre più testosterone, che è l'ormone dell'assertività, e meno cortisolo, che è l'ormone dello stress. Ecco, come utilizzare il potere del nostro corpo per trasformare le paure oppure per superare delle sfide con soddisfazione? Diciamo che il primo passo è diventare consapevoli delle situazioni in cui il nostro corpo risponde con posizioni di impotenza. Possono essere situazioni impegnative che affrontiamo quotidianamente. E per prepararci a queste momenti che ci richiedono particolare attenzione anche dal punto di vista emotivo, possiamo assumere delle posizioni aperte di espansione. In queste posizioni il corpo manda dei messaggi specifici alla mente, al cervello, il quale produce gli ormoni di cui vi ho parlato precedentemente. E quindi sentiremo un forte senso di fiducia in noi stessi, di autenticità, di serenità. Amicardi ci suggerisce la posizione della stella marina, con le braccia sollevate verso l'alto, leggermente aperte, il mento che guarda verso il cielo, le gambe leggermente divaricate per avere il massimo della stabilità. Mantenere questa posizione di apertura per 2 minuti consente di mandare al nostro cervello dei messaggi di forza, di potere, di coraggio. E quel non posso diventa posso farcela, sono capace. Quel senso di impotenza
si trasforma in autoefficacia. Quindi così come i nostri stati mentali condizionano il nostro corpo, anche il corpo è in grado di plasmare la nostra mente e la mente il comportamento e il comportamento il nostro futuro. Lascia quindi che il tuo corpo ti dica che sei potente e meritevole. Provare per credere. Buona serata.